Raccontato così, uno si chiede, ma allora perché questi si innamorano? Che razza di amore è? Un amore frustrato, sempre frustrato, senza possibilità mai di trovare una qualche ricompensa, di trovare una forma di appagamento. Però questo amore riceve una doppia gratificazione su un altro piano. C'è una gratificazione di ordine sociale. Servizio reso a una dama di rango superiore in qualche modo innalza il servitore, lo eleva. Quindi una gratificazione di tipo sociale. Cantare le lodi di una grande dama è un modo per entrare nel mondo della grande dama, che vuol dire nel mondo dell'aristocrazia. Ma ce n'è un'altra di gratificazioni, molto più importante di questa, ed è una gratificazione di carattere etico. Questo amore, abbiamo detto, è puro, è fino, certo che è puro, è necessariamente puro e fino. Non è previsto dal codice che non sia puro e quindi fino. Ora, quest'amore puro diventa una specie di scuola morale, un mezzo di raffinamento, per usare l'espressione allora in voga, un mezzo di raffinamento interiore. L'amore cortese, con tutti questi suoi codici, con tutte queste sue regole, di fatto diventa lo strumento per apprendere quali sono le regole della convivenza sociale ad alto livello, all'interno delle classi nobiliari. L'amore cortese è anche uno strumento che insegna a disciplinare i propri impulsi interiori, per esempio l'impulso sessuale, a disciplinarsi, a trasformare l'istintualità in comportamenti di tipo culturale.